In questa villetta di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, trascorreva le vacanze uno dei componenti del commando che la sera del 15 settembre 1993 uccise a Palermo padre Pino Puglisi. Da pochi giorni, la casa dove villeggiava Luigi Giacalone, condannato per l'omicidio, vive una nuova vita. Confiscata dallo Stato, è stata affidata alla cooperativa Il Faro, dove ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia stanno ricostruendosi un futuro. Molto spesso succede che chi ha problemi di tossicodipendenza poi insomma, faccia anche qualche piccolo reato, quindi diciamo, hanno l'opportunità questi ragazzi in alternativa al carcere di poter fare un percorso di riabilitazione. Noi quindi offriamo questa possibilità. Nella struttura dove lavorano psicologi, medici, assistenti sociali, educatori, c'è un programma preciso. Durante la giornata, diciamo, ci sono le attività connesse anche alla vicinanza col mare, quindi insomma delle passeggiate, prendere un po' di sole, il contatto anche con la natura, e poi prosegue anche durante questo periodo le attività terapeutiche, quindi i gruppi di autoaiuto, i colloqui personali, insomma, fanno parte sempre della nostra attività. In questa che è la terra di pericolosi mafiosi, la sfida di accettare in gestione un bene confiscato è ancora un segnale forte. Insomma, dare un segno del recupero intanto di questi beni, di una utilizzazione vera per una finalità importante, sociale, di recupero. Questa figura di padre Pino Puglisi sicuramente è una figura che ci accompagna, ci protegge, ci benedice in questo percorso che, come sappiamo, è pieno di difficoltà. La villa confiscata al boss è affidata alla cooperativa Il Faro, arredata coi risparmi della madre di Giuseppe Villani, un infermiere morto dopo essere finito nel tunnel della droga.